non c'è mai stato precedentemente di una crisi. Se tutto questo, non vedo le preoccupazioni che sono sollevate statistiche, esaltandosi di testi, diciamo, tendenze passate di per evitare che questa spesa, diciamo, per carico da lei, continui ad aumentare, insomma, quindi forse non ci interessa, comunque continuerà a aumentare. Dove sta la difficoltà di trovare, se non ci sono questi grossi problemi, anche se si è venuto a sentimento che la strada con la città di Tedeco, questa è il suo piano, questo è un dato difficile rispetto a una città di città di Tedeco, io personalmente ho preso la stampa di San Marco, quindi la faccio da te, quindi che si voleva rispettare un ordine di presentazione di notifica al comune delle varie sentenze per non creare nessuna discriminazione tra i vari contendenti per quanto riguarda la parte del comune di Tedeco. E aggiungo che fatto che lo faccia l'amministratore pubblico e a te, questo è il tuo principio generale, e a te che anche quando sale una giornata proprio con l'altro non è un buon motivo, perché quando uno viene eletto e viene a rappresentare la città di consiglio comunale viene presidente parla di lui della carica di direttivo, quindi non voglio con questo dire che è una scelta singola, individuale da parte del singolo consigliere comunale votare o non votare, però uno può anche non andarsi proprio perché non è un consiglio comunale, quindi di non prendersi nessuna responsabilità. Ma un amministratore pubblico, quando verifica la volontà degli atti che va a trovare, è quello che tutta e attivamente fa tutte le linee possibili immaginare o immaginabili, dopodiché va a trovare. Tra le altre cose, volevo ricordare che l'ha fatto lavorare a lui, io non sono qui certamente il direttore della comunità, però è vero che quando un altro si chiede di andare a lavorare a lui, questo comune, con la mano, da lungo, per quanto riguarda pubblici amministratori o dirigenti che sono procedenti hanno avuto problemi con la giustizia comunale per quanto riguarda la votazione del di bilancio. La parola al consigliere Stranarino. Presidente, io al di là che resto animato dalle parole del consigliere Gente, che tra l'altro giustificano la presenza di almeno 15-20 sentenze datate dal 2003 al 2005, anni in cui, se non erro, al governo di questa città c'era proprio il consigliere, e che denotano un'assoluta distrazione delle passate amministrazioni rispetto alla necessità di riconoscere il presidente di questo bilancio. Anche perché queste somme, sulle quali sono maturati degli interessi, comunque maturano delle responsabilità portabili a carico degli amministratori che impegnati non hanno provveduto ai dovuti riconoscimenti. Il fatto che il consigliere Verde non abbia mai votato il debito per il bilancio, neanche quando stava in maggioranza, non lo senta dalle responsabilità contabili che la Corte dei Conti, magari anche sbobinando queste cassette di questo Consiglio Comunale, potrebbe vincere laddove vi dicasse che effettivamente ciò che dice Stancarino, cioè che ci sono sentenze del 2003, del 2004, del 2005 e anche qualcuna del 2002, sono parti concrete e non sono parti immaginali. La responsabilità contabile non è soltanto legata al riconoscimento del debito del bilancio, a volte spesso può anche essere addebitabile al mancato riconoscimento, soprattutto quando si tratta di atti politici, tipo quelli della prima sentenza passata giudicata. Per cui non siamo così seri, consigliere, possiamo stare seri invece la questione del CPRD, ma perché chi parla penso che insieme a qualche altro collega, insieme a tanti altri colleghi, insieme a persone molto competenti che non fanno parte soltanto della macchina comunale, prima di riconoscere quel debito fuori il bilancio, un debito tra l'altro derivante da una scelerata gestione giudiziaria relativa al CPRD,
hanno appurato bene se quel debito poteva essere un rilancio. Io sono più sereno su quei debiti che sono degli altri, sinceramente. Avvocato Iavallè, la mia espressione di stamattina non è un atto da accusa nei confronti di qualcuno, io l'ho specificato nella parte iniziale dell'intervento. E non è neanche vero il fatto che mai nessun amministratore abbia avuto problemi legati ai debiti di bilancio e agli accimenti del debito di bilancio. Il fatto stesso che un consigliere comunale, pur avendo piena fiducia nei quadri dirigenziali, voglia verificare se le tendenze che noi andiamo a riconoscere siano tutte passate giudicate, secondo me già è un atto dovuto ad un buon amministratore locale. Perché non molto tempo fa alcuni colleghi della vecchia maggioranza di governo sono stati chiamati dalla Corte dei Conti proprio in virtù di un debito di bilancio rappresentato da una sentenza che non era ancora passata in giudicata e rispetto alla quale veniva attribuita un'esecutività che in realtà non era definitiva e che ha comportato poi problemi di natura giudiziaria a questi colleghi che attualmente, tra l'altro c'è un collega di maggioranza, Franco Troiano, che ancora oggi sono in corso di causa. Allora perché io dico che una maggiore attenzione rispetto anche a questi debiti fuori bilancio secondo me è necessaria? Perché vogliamo una maggiore tranquillità sapendo che c'è stato un ordine cronologico rispettato, sapendo che comunque anche su questi debiti fuori bilancio non si intravedono responsabilità attribuibili a chi che sia, in modo tale che veramente si fa un riconoscimento nella piena consapevolezza di ciò che si fa. Deve vedere questo sia fondamentale, non perché per forza si voglia trovare un colpevole, un responsabile, perché molte di queste sentenze oggettivamente sono sentenze proprio di incidenti automobilistici, di sinistri stradali, legati a sì, del trabocchetto, oggettivamente molti sono addirittura una compagna che cadeva molto prima, si rompeva e comunque risarciva un tanto. Cioè io credo che effettivamente un buon amministratore locale debba anche leggere lo sconoscimento del processo, debba sapere rispetto al debito poi che si accinge a votare quali siano i contenuti del procedimento giudiziario, per poi riconoscerli facendo le dovute osservazioni se necessario. Che potrebbe anche darsi che se votiamo tutto il 117 senza formulare nessuna osservazione. Il difetto dov'è che conosce? Che secondo me è troppo superficiale immaginare che dei consigli comunali riconoscono 117 tecnici di bilancio nella stessa sede del consiglio comunale. E potrebbe essere questa superficialità lenta anche dagli organi che devono che sono deputati al controllo di questi attività. Perché oggettivamente riconoscere nella stessa seduta 117 tempi di cui bilancio significa che per ciascuno di essi il consiglio comunale ha dato lettura degli atti connessi. Ora, pur immaginando che tanti lo avete fatto, che tanti lo abbiano fatto, io non ci sono riuscito a leggere tutte 117. E non credo che in realtà tra i presenti qualcuno abbia contezza di tutte 117 lavori. Per questo ho chiesto il frazionamento. La cosa ancora più importante è quella della presentazione al Consiglio secondo un ordine. Perché laddove noi riconosciamo alcuni di questi debiti e per diverse ipotesi, anche magari legate al prosetto per gli altri stessi, non riuscissimo a riconoscere degli altri, che oggi sono gli altri che sono, oggettivamente potrebbe nascere un atteggiamento dell'amministrazione di favore nei confronti di alcuni che di noi andranno via. Perciò bisogna stabilire l'ordine di presentazione al Consiglio. Non perché si vogliono per forza andare a vedere le responsabilità a carico di loro, ma semplicemente perché ci potremmo trovare delle ipotesi in cui, anche per contingenze di natura politica, alcuni termini riusciamo a riconoscere. Da 15 giorni sul bilancio l'amministrazione cambia,